Quando ci sei. Sei in diretta. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per essere qui con noi oggi. E sapete che stiamo facendo una serie di webinar in occasione della Fiera Marmomac di quest'anno, che purtroppo viene fatta tutta in forma digitale. Anzi, se non l'avete ancora fatto, vi invitiamo a visitare il nostro stand online. Se vi servono i biglietti, ne abbiamo ancora alcuni disponibili, quindi potete chiederci l'invito, ve lo mandiamo molto volentieri. Oggi parliamo di Levigatrici, che comunque resta un'eccellenza tutta italiana a cui siamo molto legati, anche perché è il primo prodotto in cui abbiamo creduto e investito quando è nata la nostra azienda negli anni 50. E cominciamo con i modelli più tradizionali. Iniziamo con i modelli a velocità fissa, che possono essere con motore monofase oppure trifase. E sono quelli che noi consigliamo per lavorare marmo, cemento e terrazzo alla veneziana. La struttura è molto robusta in acciaio, mentre il serbatoio è in alluminio. Vi ricordo che se volete potete fare delle domande, scrivercele nei commenti e poi noi vi risponderemo alla fine della diretta. Il serbatoio è in alluminio. La macchina è dotata di un interruttore, può girare sia in senso orario che in senso antiorario. La regolazione del piano della macchina viene fatto mezzo un asse ruote eccentrico. La macchina può montare un piatto porta abrasivi da 300 nel modello monofase e da 320 nel modello trifase invece. Tutte le macchine sono dotate di un volantino ergonomico in gomma vulcanizzata che è completamente staccato dalla struttura della macchina, che permette di fare una movimentazione un po' più confortevole. Per adeguarsi all'altezza dell'operatore è possibile inserire un distanziale di circa 8 cm o anche più di uno, per far sì che il volantino sia un po' più in alto e quindi che la movimentazione sia un pochino più comodo. Il modello LM30 monofase ha un motore da 2,2 kW, 3 cavalli, mentre il modello MAC7 con il motore trifase ha un motore da 4 kW, 5,5 cavalli. Questi, come dicevamo, hanno una velocità fissa, quindi la velocità resta sempre uguale. Invece abbiamo altri modelli che possono montare un inverter di frequenza per regolare la velocità a seconda del materiale che stiamo lavorando. Il modello LM30 viene disponibile in due modelli: quello con il motore 2,2 kW, 3 cavalli, oppure quello più potenziato con motore 3 kW, 4 cavalli. Entrambi i modelli hanno quattro diverse velocità che possono essere selezionate, anche qui sia in senso orario che in senso antiorario. Come prima, la struttura è in acciaio, il serbatoio è in alluminio. Vedete che quella più grande è un po' più alta perché ha l'inverter che è un po' più grosso. Ci sono le maniglie che agevolano un pochino la movimentazione della macchina. In questo modello vedete anche la zavorra, che è un peso supplementare che può essere comprato come opzione per aumentare un pochino il peso della macchina. Anche qui c'è un asse ruote eccentrico per la regolazione del piano e la macchina è dotata di una ruotina pivotante che ne facilita la movimentazione. In questo caso la potenzialità è quella che il motore è trifase, ma è gestito da un inverter monofase. Questo ci permette di utilizzare tutte le potenzialità del motore trifase, anche se abbiamo un'alimentazione monofase, quindi è quella che possiamo utilizzare nelle case private e negli appartamenti. Succede che spesso ci chiedono: ma come facciamo negli appartamenti a far utilizzare il motore a 3 kW? Considerate sempre che 3 kW è il picco, quindi non è un assorbimento di corrente costante sempre 3 kW. Ci sono dei picchi durante la lavorazione in cui la macchina arriva ad assorbire 3 kW, ma sono solamente per breve tempo, quindi non abbiamo mai avuto problemi per quanto riguarda i contatori privati. Un modello sempre con velocità variabile, questa volta ancora più potente, è il nostro modello MAC7. Tutto come prima, però questa volta il motore è trifase ed è gestito da un inverter trifase, quindi abbiamo ancora più potenza, riusciamo a sfruttare tutti i 4 kW e i 5,5 cavalli della macchina.
Anche qui abbiamo sempre il selettore, quattro velocità differenti, sia da un lato che dall'altro, la ruota pivotante, la regolazione tramite asse ruote. È una macchina più potente, anche più pesante chiaramente, perché monta un motore più grande. A seguito di questo abbiamo pensato di utilizzare la potenza della MAX 7, che monta un piatto da 3,20, facendo la MAX 7 però monofase. Questo modello può montare sempre un piatto da 3,20, ha un motore potente come quello trifase, perché è 4 kW, 5,5 HP, però con l'inverter alimentato in monofase. Quindi è ancora una versione potenziata, ancora una versione più potente. Anche in questo caso non abbiamo esperienza di problemi negli ambienti privati, perché comunque anche qui il picco di 4 kW è proprio un picco di corrente che viene assorbito solo per poco tempo. Quindi in generale la macchina può lavorare bene anche negli appartamenti. Terminiamo i modelli tradizionali con il modello Max BT. Un modello a velocità fissa questa volta, a doppia testa, può montare due piatti da 300 entrambi, sfrutta quindi la superficie maggiore, assicurando quindi una maggiore produttività, ma anche una migliore qualità del lavoro, perché lavorando su una grande superficie con due piatti contemporaneamente, sia la spianatura che la sporluzione hanno davvero ottimi risultati. In questo caso abbiamo detto il motore è trifase a velocità fissa 5,5 kW, 7,5 cavalli. Siamo sempre su una struttura molto robusta in acciaio con serbatoio in alluminio. Vedete che lateralmente c'è un volantino che serve per regolare il piano della macchina. In questo caso, siccome è un modello molto pesante, abbiamo una pompa idraulica che serve per il sollevamento e il cambio tensili. In questo modo risulta molto più facile il cambio tensili su una macchina anche così pesante. Anche qui può montare due piatti a scelta del cliente, diametro 300. Guardiamo un attimo adesso gli accessori che possono essere inclusi alle macchine. Allora, con ogni macchina è incluso un piatto a scelta, che può essere Cassano, Frankfurt oppure Virgola, diametro 300 o 320 a seconda del modello di macchina scelto. È incluso il paraschizzi, la molla interna ed esterna, le chiavi di servizio e la spatolina gommata che serve per raccogliere l'acqua. Oltre a questo possiamo includere un piatto bocciardatore che è disponibile in diverse grane. Possiamo mettere un peso supplementare come quello che abbiamo visto prima, la zavorra da mettere sopra la macchina. Mentre sui modelli con la velocità regolabile possiamo montare anche un piatto trascinatore. Il piatto trascinatore ci permette di utilizzare gli utensili della monospazzola. Infatti in tutti i modelli a velocità variabile la velocità dell'inverter è di 150 rpm, cioè quindi è studiata per utilizzare i pad e gli accessori della monospazzola, permettendo così la microlevigatura e massimizzando il risultato della lucidatura, perché ci permette di usare gli accessori della monospazzola, però su una macchina che ha la potenza e la stabilità di una macchina tradizionale. Abbiamo anche una testa planetaria che è possibile montare su modelli monofase. La testa planetaria ci permette di utilizzare abrasivi diamantati diametro 100 che possono essere fissati tramite velcro e permette di facilitare la lavorazione del granito, ma anche di agevolare un po' la lavorazione anche su tutti gli altri materiali, sfruttando la doppia rotazione sia dei plattorelli che del piatto della macchina. Infine concludiamo con il modello Lux, la nostra monospazzola, che è una versione che a volte ci chiedono, quindi abbiamo deciso di aggiungerla alla nostra produzione. È disponibile in due versioni, con il motore 1,1 kW, 2 cavalli, o 2,2 kW, 3 cavalli. Questa qui che vedete è quella più piccola. È molto semplice, ideale per rilucidare e fare manutenzione a tutti i tipi di pavimento. È leggera, è facilmente smontabile, quindi facile da trasportare.
ha un piatto trascinatore con attacco Clark. Nel modello diametro 4,30, nel modello più grande, quello da 3 cavalli, è possibile mettere dei pesi, c'è proprio una corona qui in cui si possono montare dei pesi per aumentare un pochino il peso della macchina. Anche in questo caso si utilizzano dei pad diamantati. Bene, più o meno abbiamo concluso. Potete chiederci se ci sono alcune domande, vediamo se è arrivata qualche domanda nel frattempo. È possibile usare le spazzole per specifiche figure? Sì, allora nei piatti portabrasili tradizionali è possibile montare delle spazzole, tipo queste che vedete qui sono per il piatto Frankfurt, per fare la finitura anticata oppure altri tipi di finiture. Possiamo avere la macchina con il serbatoio in plastica? È possibile, solitamente la linea che vendiamo in Italia ha sempre il serbatoio in alluminio, però in alcuni paesi abbiamo una linea anche che ha il serbatoio che non è in plastica, è in polietilene, che ha anche un po' il vantaggio di resistere molto bene alle alte e alle basse temperature, quindi sì, è possibile anche avere il serbatoio in plastica. È possibile avere un piatto portabrasili in più? Sì, ogni macchina è equipaggiata con un piatto portabrasivi a scelta del cliente, quindi Frankfurt, virgola o Cassani, però si può anche acquistare un piatto aggiuntivo. Bene, allora se non ci sono altre domande, concludiamo qui. Vi invitiamo comunque a vedere il video che resterà registrato anche nelle prossime ore. Se ci sono domande potete contattarci, i nostri contatti ce li avete tutti, potete scriverci su WhatsApp, via mail, potete chiamarci. In questi giorni siamo anche online sulla FIA, sul sito della FIA, quindi vi siamo contenti se venite a trovarci. E ci vediamo alle 13, che ci sarà un nuovo webinar, questa volta in inglese, lo fa la Paola con Fernando. E parliamo delle tese a conte a controllo numerico. Ciao a tutti, buona giornata!